Noi siamo arrivati a questo punto dopo una semplice domanda che abbiamo fatto all'amministrazione comunale. La nostra scuola è sicura dopo il terremoto del 24 agosto ad Amatrice e purtroppo abbiamo saputo che gli indici di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici di Torre dei Passeri sono da 0,21 a 0,33, quindi la situazione parla da sola. Doppi turni in un istituto di scuola media che ha un indice anch'esso di vulnerabilità 0,26, quindi non sicurissimo. Noi vogliamo una situazione, anche se precaria, però sicura, un tendone, una situazione privata, qualsiasi cosa, l'importante è che sia sicura per i nostri ragazzi. Abbiamo chiesto aiuto al presidente della provincia, Antonio Di Marco, perché a Torre dei Passeri c'è un istituto tecnico commerciale, l'ITC, che ha un'ala completamente sgombra e quindi i ragazzi potrebbero andare lì.